Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti, sono, mamma mia, lo dico sempre però, allora vediamo se così si sente, lo dico sempre, ma oggi sono davvero tanto emozionata sia per questa numerosa presenza di pubblico, sia per le cose che stiamo per fare insieme. Ringrazio quindi voi che siete qui e ringrazio le persone che hanno contribuito a rendere possibile questa trilogia di eventi, possiamo chiamarla così. Ringrazio anche chi insieme al sindaco e a me ci condurrà nel comprendere appieno il senso e il valore di questa che possiamo considerare appunto una triplice occasione di festa per la nostra città. E quindi Bruno Frigerio per l'Arci Primavera, Dada Caimi e Gennaro Mele per l'Ufficio Cultura, Federica Reali per la Biblioteca Civica e Simona Bartolena, che abbiamo avuto occasione di apprezzare in diverse occasioni qui a Brugherio, le ultime in ordine di tempo, la mostra su Max Squillace e quella su Filippo De Pisis. Dicevamo una triplice occasione di festa. Oggi infatti inauguriamo la bellissima collettiva di 6 artisti brugheresi che sono qui davanti a noi, che abbiamo allestito, organizzato, pensato appunto insieme ad Arci Primavera. Inauguriamo, presentiamo un grande lavoro di studio e di ricerca sulla comunità d'arte, di cui vi parlerò dopo, e inauguriamo il MIC, il Museo Virtuale delle Opere d'Arte del Comune di Brugherio. 3 iniziative che rappresentano 3 nuove tappe di un percorso che in questi anni abbiamo dedicato al rilancio e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della nostra città. Proprio in quest'ottica non potevamo quindi che condividere con Arci Primavera l'idea di riprendere la tradizione che fino agli anni, ai primi anni 2000, rappresentava un atteso appuntamento per i brugheresi, offrendo, che era quello appunto delle mostre collettive, offrendo allo stesso tempo un'occasione di visibilità, di conoscenza, di artisti magari meno noti di Squillace o di De Pisis, ma comunque meritevoli, e lo vedrete poi visitando la mostra, della massima attenzione da parte della cittadinanza, e che a pieno titolo proprio da oggi, con le opere che loro stessi hanno donato al Comune di Brugherio, entrano a far parte della collezione artistica comunale e dello stesso museo virtuale. Sempre in quest'ottica abbiamo pensato alla seconda edizione di incontri di approfondimento sulla storia locale con la Biblioteca Civica, dal titolo Le nostre radici piantate nel futuro, di cui oggi si svolge il secondo di 3 appuntamenti, con il quale presentiamo il frutto di un approfondito lavoro di ricerca e di recupero di documenti e testimonianze cominciato in occasione del 150° del Comune, che per la prima volta ripercorre le vicende culturali e artistiche della comunità d'arte. Ne è nata una significativa pubblicazione che poi chi volesse può proprio oggi in questa speciale occasione prendere, diciamo, qui di fianco a me dovrebbe esserci Silvio Balzato della sezione di storia locale della biblioteca. Dicevo, una significativa pubblicazione curata dai nostri bibliotecari, con la collaborazione preziosa della giovanissima storica Federica Reali, che poi ci racconterà qualche cosa di questo lavoro, che restituisce per la prima volta a Brugherio la storia entusiasmante e straordinaria di questa esperienza culturale e di partecipazione che la nostra città ha vissuto nei primi anni 70 e di cui oggi noi siamo orgogliosi eredi e che consegniamo, alle future generazioni perché facciano
continuamente germinare nuove occasioni di cultura alla nostra città di Brugherio. Ma quella di oggi è anche una festa, anche perché inauguriamo il primo museo virtuale della Brianza dedicato all'arte, il MIC, il Museo in Comune. Si tratta di un museo senza biglietti d'ingresso, senza orari di visita, visitabile da chiunque in qualunque parte del mondo si trovi, a qualunque ora del giorno e della notte desideri farlo. Sono esposte in questo museo per la prima volta, anche in questo caso, le più di 200 opere che nell'arco di più di 50 anni sono state acquisite o donate al Comune. Un museo che ci consentirà di conoscere e di apprezzare gli artisti e le opere, di consultare anche i cataloghi e di accedere ai dati delle tantissime mostre che sono state realizzate a Brugherio in questi 50 anni. Sono, se non erro, quasi 400 mostre, se non ricordo male, sia mostre d'arte che non, mostre anche storiche o di altro genere. È un museo del futuro, abbiamo detto in più occasioni, che proietta il visitatore in un viaggio innovativo, emozionante, nelle vicende artistiche che a partire dal soggiorno brugherese di Filippo De Pisis hanno fatto dell'arte uno dei tratti distintivi della nostra identità cittadina. Un museo che è nato da la convinzione che il patrimonio artistico e culturale comunale debba essere un patrimonio pubblico, che i proprietari di queste opere debbano essere i cittadini, che quindi i cittadini abbiano il diritto di poter accedere e vedere, apprezzare le opere e gli artisti che le hanno realizzate. E poiché fino al 2016 delle opere di proprietà del Comune non si conosceva il numero e tante volte neppure dove si trovassero, le abbiamo cercate una per una, le abbiamo inventariate, catalogate, fotografate, descritte per formare appunto una interessante collezione pubblica esposta al pubblico per la prima volta in occasione del 150esimo nella mostra Bruart. Oggi questa collezione, grazie appunto al MIC, viene finalmente e per la prima volta messa davvero a disposizione di tutti con un semplice click e da qualsiasi postazione internet. Ecco, a volte tendiamo a dare per scontate alcune cose. Ci tengo a sottolineare che in Italia non è che proprio tutti i giorni si inaugura un museo virtuale. Lo dice, non lo dico io, lo dice l'Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milano, quando segnala che su quasi 5.000 musei italiani censiti, solo il 13% rende disponibile un catalogo digitale delle opere possedute e offre la possibilità di una visita virtuale delle collezioni tramite internet. Ecco, da oggi Brugherio è tra le poche città, se escludiamo le grandi capitali della cultura come Firenze o Roma o Milano stessa, ad avere entrambe queste cose, sia un catalogo digitale che un museo virtuale. Per questo abbiamo detto in più occasioni e lo ripeto anche oggi con una punta di orgoglio che il museo virtuale è un sogno che si realizza, un sogno che si è diventato realtà, non è stato per miracolo, ma perché l'abbiamo fortemente voluto e condiviso con chi ha creduto e ha saputo implicarsi dentro questa scommessa. Parlo al plurale, non per darmi delle arie, ma perché a questa scommessa ci abbiamo creduto davvero in tanti. Il sindaco in primo luogo, il dirigente Lauber, l'ufficio cultura, che hanno coordinato e realizzato materialmente il museo, avvalendosi della collaborazione di almeno 15 persone di diversi uffici e di quella di 3 giovani laureati che hanno collaborato con noi. Uno è qui, è da qualche parte, Vittorio Fiori, l'altra è da qualche altra parte, Elisa Terenzio e Elisa Giovannoni, che non ho ancora visto ma magari arriva più tardi. Ecco, sono orgogliosa, lo dicevo prima, del risultato raggiunto perché le sfide erano
davvero tante. La prima, la sfida, e lo stiamo dimostrando proprio oggi, di valorizzare le forti competenze delle persone che lavorano nel nostro comune e di quelle dei giovani, anziché ad esempio, come fanno in tanti comuni delle nostre dimensioni, affidare l'incarico di realizzare questo progetto all'esterno. La sfida del tempo: volevamo che il museo fosse inaugurato proprio nel 2018, nell'anno che l'Unione Europea ha dedicato al patrimonio culturale. Non è stato facile perché gli uffici, potete immaginarlo, nel frattempo devono attendere a tutto l'ordinario e straordinario del loro lavoro. Ci hanno però creduto, ci hanno messo la testa e il cuore, e per questo alla fine ce l'abbiamo fatta, e di questo non finirò mai di ringraziarli. E poi la sfida dell'innovazione digitale: tante volte si pensa che arte e cultura poco abbiano a che fare con l'innovazione digitale, con le nuove tecnologie. Ecco, invece abbiamo pensato che le nuove tecnologie e l'innovazione digitale applicata alla valorizzazione dei beni culturali potesse avvicinare in un modo nuovo le persone, in particolare i giovani, al patrimonio, in questo caso artistico, del nostro comune. In questo senso abbiamo appunto pienamente interpretato il motto dell'anno europeo del patrimonio culturale, che dice appunto: il nostro patrimonio, dove il passato incontra il futuro. Le sfide, lo vedete, lo vedrete, sono state raccolte e vinte grazie a un grande, grandissimo lavoro di squadra, che ci dimostra che è vero che quando si sogna è solo un sogno, e quando si sogna insieme invece è la realtà che comincia. E oggi Blueberio, tra i pochissimi comuni della periferia italiana, ha il suo museo virtuale, un museo che, compiendo anche una grande operazione di democrazia e di valorizzazione del patrimonio artistico cittadino, lascia a Blueberio qualcosa che resta per sempre e le restituisce ciò che le appartiene, le sue opere, da oggi anche quelle dei nostri 6 artisti, come dicevo prima, che espongono in questa bellissima mostra, ma anche la storia di una città che da più di 50 anni coltiva arte e bellezza, e io credo anche delle basi solide su cui costruire il futuro. Vi ringrazio. Passiamo ora la parola alla nostra giovane storica, Federica Reali. Ringrazio a nome della biblioteca, a nome di tutti coloro che hanno collaborato nella realizzazione di questo libro. Sono tante figure, tante persone, ricordarle tutte, non abbiamo il tempo è tiranno, però ci tengo molto a menzionare ovviamente Silvia Barzago, in quanto responsabile della sezione storia locale della Biblioteca di Blueberio, e che ha realizzato il lavoro di ricerca storica, Ottavia Galbiati, che come tirocinante accademica già nel 2016 aveva iniziato questo lavoro appunto insieme a Silvia, e naturalmente Ober D'Arriva, perché il libro è stato scritto a tre mani, bibliotecario ed esperto di musica. Quindi faccio questi 3 nomi per tutti. Per quanto riguarda poi tutte le persone che ci hanno fornito informazioni, racconti, documenti, sono tantissime, ne vedo alcune qua, con piacere, e sono naturalmente ben menzionate nel testo. È molto bello il titolo della rassegna, no? Le nostre radici piantate nel futuro, perché adesso a breve, no, si parlerà di futuro, si parlerà di questa bellissima mostra che viene inaugurata, si parlerà del museo virtuale, e che cosa c'è di più futuro che il digitale applicato all'arte. In questa introduzione, visto che andiamo in ordine cronologico, parliamo di radici, perché la comunità d'arte, comunità di artisti, di musicisti e di attori e registi teatrali attivi tra il 71 e il 75 a Blueberio, è la radice, è una delle radici che è piantata in questo futuro. Siamo per lo più cittadini brugheresi, quindi sappiamo di che cosa si parla quando si parla di comunità d'arte, però brevemente lo ricordiamo.
appunto un insieme di artisti che sotto un tetto comune, quello di Villa Sormani, realizzarono un palinsesto ricchissimo di iniziative. Si trattò di attività artistiche, pittori, scultori, fotografi, si trattò di musicisti, concertisti, si trattò di, come dicevo, attori e registi teatrali. La casa fu comune, ma non fu semplicemente un tetto, fu veramente una casa, un luogo nel quale insieme realizzarono delle attività artistiche. Ognuno aveva il suo palinsesto, ma nello stesso tempo lavoravano tutti insieme, insieme e con la collettività. Perché secondo noi che abbiamo lavorato a questo lavoro ci sono due radici piantate nel futuro che la comunità d'arte ha dato, e questo mi soffermo. La prima è quella dell'idea di una comunità aperta. I pittori che per primi avviarono la comunità d'arte insieme con l'aiuto del comune e della biblioteca avevano un'idea, quella che l'arte non deve rimanere qualcosa di chiuso nelle segrete stanze e poi lasciato al pubblico senza nessuna mediazione. No, loro lavoravano in Villa Sormani apertamente, e quindi ci sono dei ricordi bellissimi nel libro degli artisti che disegnano, scolpiscono mentre le persone passano, guardano, raccontano, fanno domande, criticano, ma è giusto, dialogavano insieme. C'erano corsi per i bambini, per gli adulti, rassegne, tutto aperto al pubblico, e così vale altrettanto per i gruppi musica e per le attività teatrali. C'era la possibilità di discutere dopo che venivano fatti dei concerti, di parlare dopo che veniva realizzato uno spettacolo. Il collettivo La Prova Teatrale era un collettivo di Milano che iniziò a lavorare qui a Brugherio, ma poi si arricchì a Porti Brugheresi. Quindi questa è la prima radice piantata nel futuro, un rapporto diretto fra collettività e artisti, insieme in uno stesso spazio, come sarà adesso per questa mostra. Gli artisti saranno qua, sono qua, per parlare con noi, per parlare con voi, per sentire le nostre domande. Così facevano anche allora gli artisti della comunità d'arte, quando il 31 gennaio del 1971, qualche mese prima che la comunità fosse inaugurata, inaugurarono la prima mostra collettiva di pittura di pittori brugheresi. L'altra radice piantata nel futuro è quella della diciamo, sprovincializzazione di una provincia. Brugherio stava crescendo moltissimo in quegli anni, c'era l'Edil Nord, tantissimi cittadini da Milano si trasferirono in Brugherio. E l'idea fondamentale era questa, che non si doveva soltanto fruire della città per avere cultura, la città resta fondamentale, ma la stessa città di Brugherio poteva fornire cultura di alto livello, ed è quello che fece. Un esempio può essere il palinsesto del gruppo Musica, ricchissimo per quello che offrirono i musicisti di qui, con musica classica, musica popolare, musica jazz, quindi anche con tutti gli ultimi apporti musicali. È ricchissimo per gli ospiti, posso fare qualche nome, Giorgio Gaslini, un Riccardo Chailly agli inizi, il Quartetto Italiano e tante altre figure, per cui riuscire a portare qui e produrre in proprio della musica di questo livello voleva dire appunto avvicinare la musica e gli artisti alla collettività brugherese, portarla fuori dai teatri sacri e vicino alla provincia, in questo caso, una provincia che diventava città. Lo stesso vale per gli attori che rappresentarono opere di Brecht, opere militanti, pensando all'attualità, opere innovative o più recenti come tutto il filone del teatro dell'assurdo, reinterpretandolo sulla base del pubblico presente, delle esigenze presenti, ripensandolo. Quindi questa è l'altra radice, la seconda che dicevo piantata nel futuro, l'idea di un palinsesto ricco e di alta qualità qui, in loco. È bellissimo per chiudere il ricordo che ci dà Luciano Rossi, abbiamo recentemente scomparso, era assessore ai tributi, presidente della biblioteca di Brugherio, è stato il Deus ex machina della comunità d'arte. Racconta una sera che stava tornando dalla biblioteca e dei ragazzi di Sesto in macchina lo fermarono chiedendogli dov'è il concerto di questa sera? E fa, no, non c'è questa sera un concerto, questa sera c'è una mostra in Villa Sormani. Ah sì, sappiamo dov'è, però guardate ragazzi che domani c'è il concerto. Ah benissimo, guardi, non lo sapevamo perché noi ci troviamo la sera e diciamo cosa facciamo? Ma no, andiamo a Brugherio perché sappiamo che a Brugherio c'è sempre qualcosa di bello da vedere, sempre un'offerta presente. E Luciano Rossi lo ricordava giustamente con felicità, con gioia, perché era così, veniva identificata la cittadina con la sua offerta culturale come è tuttora, per questo è l'altra radice. Vi invito quindi calorosamente a prendere il libro, a leggerlo, a guardare il ricco apparato di illustrazioni, di immagini, di foto del tempo, quadri, foto dei concerti, degli spettacoli, sono bellissime, perché leggendolo vi renderete conto che bisogna avere delle radici solidamente piantate in un terreno culturale fertile per avere
delle fronde artistiche e culturali così rigogliose come quelle che ora ci verranno presentate. Grazie. Grazie mille di questo tuffo nel passato che ci ha fatto ricordare a tutti tante situazioni importanti che continuano a Brugherio. Continuiamo, torniamo all'attualità. Passo la parola a Bruno Frigerio, il rappresentante dell'ARCI, che ha collaborato con la nostra sezione per l'allestimento della mostra dei pittori brugheresi. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, io sono qui a rappresentare l'ARCI Primavera di Brugherio. È uno dei tanti circoli ARCI sparsi per l'Italia. ARCI è l'acronimo di Associazione Ricreativa Culturale Italiana, per cui in merito alla mostra collettiva di 6 artisti brugheresi, quando ci è stata fatta richiesta di partecipazione, di collaborazione e coordinamento dei 6 pittori per gestire la mostra, abbiamo accettato con entusiasmo, perché appunto è una delle mission dell'ARCI diffondere la cultura, anche se si tratta di una piccola città, però abbiamo anche noi dei bravi artisti che meritano di essere conosciuti ed arricchire il patrimonio culturale e artistico di Brugherio. E quindi ringrazio anche la collaborazione molto, molto efficace di Gennaro, dei suoi funzionari e di tutto l'ufficio cultura. E io personalmente mi ritengo molto soddisfatto. Vedrete anche voi che i pittori, pur se non sono nominati a livello nazionale, hanno comunque una loro espressività di valore, e spero che la cosa vi sia piaciuta, vi piacerà. E grazie della vostra presenza. Ok, a questo punto grazie Bruno. Entriamo nel futuro. Usiamo per la prima volta il MIC, il Museo Virtuale, come database per la ricerca e utilizzeremo questo database per cercare i nostri 6 artisti. Ognuno degli artisti qui presente ha già donato un'opera alla collezione brugherese e tutte le vostre opere, sorpresa anche per gli artisti che non lo sanno, quindi una sorpresa anche per loro, siete già tutti presenti nel museo virtuale. Andiamo in ordine alfabetico per non togliere nessuno, così chiedo al nostro artista Alfredo Buonalumi di alzarsi in piedi, se vuole, così che tutti lo conoscete. Un bel applauso. Potete poi leggere e cercare tutta la biografia dell'artista presente, non ci dilunghiamo perché abbiamo ancora tante cose da svelarvi. Continuiamo con Umberto Dossi. Umberto, grazie. Ecco qua, Damiano Falcone. Tutti artisti brugheresi o comunque legati al territorio di Brugherio. Frigerio Pietro. Okay. Conosciuto anche a Brugherio per la sua attività di insegnante. Come pure Domenico Levato, l'ultimo, ecco qua, Giovanni Sacco. Quindi
questo brevemente, come avete visto, entrando nel MIC, in alto, nella parte in alto, più direttamente potete cercare, se vi ricordate il nome di un artista, sono moltissimi gli artisti contenuti, qua devo chiedere aiuto a Vittorio, il numero non me lo ricordo, ricordo che le opere sono 200, gli artisti un po' meno, o le opere, se qualcuno ricorda il titolo di qualche opera. Per quanto riguarda poi le mostre, che come aveva anticipato l'assessore Valli, sono mostre non esclusivamente mostre artistiche, ma la cronologia e la descrizione anche delle mostre che si sono svolte negli anni 391. Sì, erano quasi 400, abbiamo appena finito l'ultimo aggiornamento, ma secondo me qualcuna ci è sfuggita delle ultime. A questo punto non andiamo oltre rispetto a quello che vogliamo fare vedere del museo virtuale, ma a questo punto passerei la parola a Simona Bartolina, critica d'arte, che qua a Brugherio non ha bisogno di presentazioni, che ci spiegherà qualcosa di più sull'arte a Brugherio in generale. Grazie Simona. Buongiorno, buon pomeriggio. Nella consuetudine siedo a questo tavolo come curatrice delle mostre esposte. In realtà oggi invece sono in una veste super partes e sono molto contenta di poter dire la mia su questo prezioso strumento che è il MIC, che è uno strumento che va oltre il semplice sito in cui vedere, diciamo, qualche opera o qualche biografia degli artisti. Gli artisti, meno male, poi hanno anche i loro siti, hanno altri strumenti per far conoscere il proprio lavoro. Il MIC ha un valore più profondo. Innanzitutto io partirei da una questione molto pratica, che è la dispersione del patrimonio pubblico. Da neolaureata io sono stata incaricata di riordinare le collezioni del Castello Sforzesco di Milano. E per me era stata un'esperienza scioccante, perché i quadri, i mobili, gli strumenti musicali, gli abiti del Castello Sforzesco in quegli anni, stiamo parlando dei primi anni 90, venivano riordinati e catalogati, non per semplice, diciamo così, manifestazione di potere del Castello Sforzesco, che ha una collezione meravigliosa, ma per necessità di arginare le dispersioni, le ruberie, le perdite di oggetti che di quando in quando sparivano dalle sale del castello, non dalle sale di esposizione, ma dai magazzini. Gli oggetti nel castello erano accatastati come se fossero delle cose da buttare via a volte, no? A tratti. Oggi questa idea di patrimonio è molto cambiata, proprio grazie alla catalogazione. L'archiviazione ha un valore che va al di là, no? dell'esposizione in un museo. Noi percepiamo il museo come un luogo un po' in crisi. Oggi i musei, ma negli ultimi anni forse c'è un po' una ripresa, però tendenzialmente il grande pubblico va alle mostre temporanee, non va più ai musei, i musei sono vuoti. Io ricordo quando avevano esposto il Cristo morto di Mantegna a Mantova, la mostra dei Gonzaga, i gruppi di Milano volevano andarlo a vedere a Mantova, senza rendersi conto che ce l'avevano sotto casa a Brera, no? Ecco, questo è un po' un grande classico, no? Il grande pubblico va alle mostre temporanee, non se le può perdere assolutamente, ore di code, risse per entrare nelle grandi mostre, e poi non va nei musei della propria città. Il museo, quindi, passiamo il concetto che sia un po' un ente in crisi, ma noi ci dimentichiamo che il museo non è solo quel luogo in cui si paga il biglietto, si entra e si vedono delle opere. Il museo è un'istituzione che serve a conservare il patrimonio, ad archiviarlo, a studiarlo, a tenerlo, si presume, in modo ordinato, e quindi a, in qualche modo, restituire poi alla cittadinanza e al futuro, soprattutto alle generazioni future, il patrimonio pubblico. Questo è un elemento fondamentale che ci porta direttamente a quello che invece è un museo virtuale. Il museo virtuale non ha una stanza in cui entrare. Le opere non si possono fruire dal vero, ma ha un valore altissimo dal punto di vista della conservazione e della catalogazione. Il fatto che oggi il comune di Brugherio, che ha una storia artistica importantissima, anche su questa vorrei fare una riflessione, perché io qui ho curato una serie di mostre di cui almeno tre o quattro di artisti di Brugherio.
ed erano artisti appunto di alto livello, chiaramente De Pisis, no? È stato un po' l'apice di questo percorso, ma Brugherio vanta una quantità di artisti impressionante, ha sempre avuto una grande tradizione, non è un caso, perché le tradizioni vanno coltivate, tutte le aree, tutte le cittadine, tutto il mondo ha una sua comunità artistica. In alcune zone si coltiva, in altre bisogna andare nel paese accanto perché a casa propria non si hanno spazi. Con Brugherio ha sempre coltivato il suo patrimonio artistico e anche con una idea molto saggia si è fatto donare delle opere dagli artisti che esponevano nelle stanze. Anche questa non è una consuetudine, credetemi, così diffusa. Ci sono comuni che fanno mostre ma non si premurano di pensare ad avere una collezione comunale, anzi in alcuni casi le collezioni comunali sono sentite un po' come un ingombro. Dove le mettiamo? Dove mettiamo tutte queste opere? Non ci si rende conto che invece il patrimonio artistico è parte integrante del patrimonio di una città e verrà riconsegnato, no, in futuro alle generazioni che vengono come una importante, parlava prima la brava storica che ha introdotto il libro, di radici. Ecco, le radici stanno anche nella storia culturale. Fra 100 anni ci sarà la cultura di Brugherio raccontata attraverso i suoi artisti. Quindi questo strumento è uno strumento che ricorda un po' il concetto illuminista di museo, no? Quindi non l'esibizione dei gioielli di famiglia esposti in una stanza, ma la catalogazione non solo dei quadri di proprietà, ma di tutto ciò che è passato culturalmente per il comune di Brugherio. Questo è molto importante perché oggi che quasi non si fanno più libri cartacei, questa per me è una cosa molto grave perché per me la carta è la carta, con tutto il rispetto del virtuale e del concetto di internet, la carta è la carta. Ma i cataloghi di carta si esauriscono, non si trovano, è difficile a volte farli perché hanno un costo molto importante. Sono tantissime le mostre che alla fine non hanno un catalogo, sono mostre che rischiano di essere dimenticate, perché là dove non c'è traccia ci si dimentica dopo qualche anno, dopo qualche mese dell'evento accaduto. Uno strumento come questo serve anche a tenere le fila di una tradizione e a fare in modo che chiunque possa ricordarsi di una mostra, consultare un catalogo, guardare, ricordare delle mostre. Quando mi è stato dato per la prima volta il link per andare a vedere il museo virtuale, il MIC, l'ho proprio trattato come se fossi stata su un museo che non conoscevo. No? Immaginandomi di dover fare uno studio e indagandolo, no? Così un po' passeggiandoci dentro, cercando delle cose a caso, vedendo come riuscivo a ritrovarle. Mi sono resa conto che MIC è uno strumento che per gli studiosi è importantissimo, innanzitutto tutti i musei dovrebbero avere un sito di questo tipo. E mi sono resa conto che, come diceva giustamente Laura Valli, in Italia non è uno strumento così diffuso. Un sito di questo tipo ce l'hanno i musei americani, ce l'hanno i musei stranieri, difficilmente ce l'hanno i musei italiani, cioè i musei che vantano una sede fisica hanno un sito di questo tipo. Figuratevi i comuni che non hanno neanche un museo fisico. Quindi mi sembra veramente fantascienza quella pensata dal comune di Brugherio, e credo che sia uno strumento molto importante che non mette fine all'importanza di vedere le opere dal vero. Perché per quanto noi possiamo guardare, se i bravi artisti ospiti questa volta, no, della mostra collettiva sullo schermo, poi non c'è nulla che possa competere col vedere l'opera dal vero. Quindi è comunque molto importante, no, che si facciano mostre, che si facciano esposizioni anche a rotazione del patrimonio di Brugherio, quindi che vengano esposte le opere fisicamente. Ma questo è uno strumento importante per la lettura del patrimonio, la sua conservazione e la sua storicizzazione, e non mi pare poco. Quindi ottima idea e ottima scelta l'averlo fatto. Grazie. Di fare una cosa ancora più importante dopo il tuo intervento, di averla fatta, grazie davvero.
Ecco signori, siamo entrati nel virtual tour. Grazie Enrico se mi spegni. Sarà semplicissimo per tutti voi entrare dal sito del comune di Brugherio. Cliccando sopra MIC vi troverete la maschera precedente. Questo è il museo virtuale vero e proprio. Come l'abbiamo realizzato? Abbiamo, riconoscete la galleria qua di fianco, abbiamo realizzato per ora 9 diversi allestimenti durante il periodo estivo e abbiamo fatto le riprese di tutte le opere possedute dal comune, quasi tutte perché nel frattempo sono aumentate e quindi faremo a breve un'altra ripresa. Quando entrerete nel sito troverete anche una guida virtuale che vi spiegherà come usarlo. Ora vi facciamo vedere direttamente alcune opere. Quando cliccate sulla I, come avete visto, grazie Jen, l'opera esce, potete vedere la descrizione dell'artista, la descrizione dell'opera e non solo, tutto quello che abbiamo legato all'artista, per esempio un filmato. Qua non va bene, potete... questo cos'è? La allora, per alcune opere abbiamo già la registrazione della descrizione vocale. Stiamo procedendo, chiaramente un lavoro sempre in implementazione e continuo di aggiornamento, non per tutte c'è. Sicuramente tutto quello che possediamo degli artisti, e qua vabbè, sapevo che doveva prendere questo, perché... quindi opere documentative, filmati, cataloghi legati agli artisti. Gennaro, dimmi se vogliamo passare dal mare, vado con il Livio D'Averio che commentava l'opera di Gaetano Orazio, sì. Che questo artista presente, che ha fatto, tantissimi hanno fatto mostre, perché quasi tutti loro, di tutti gli artisti presenti abbiamo delle mostre. Sono 9 le sale in cui potete navigare e giocare come volete. Ci tenevo a far vedere un'altra cosa, Gennaro, oltre al museo virtuale che lasceremo poi che ognuno possa scoprirlo da casa, o anche all'ingresso avete una postazione dove potete già sperimentarlo. Una mostra ricostruita? Mentre queste sono riprese, volevamo farvi vedere invece, e quindi potete accedere dalla collezione, la mostra di Filippo De Pisis. L'ultima mostra che abbiamo realizzato in collaborazione con Arte e con la direzione artistica di Simone Bartolini qua presente, questa l'abbiamo ricostruita interamente in maniera digitale, non è stata fatta la ripresa. È stata proprio interamente ricostruita e qui ringrazio, se è presente, Elisa Terenzio, che è stata una delle nostre ragazze storiche, cioè Elisa, ecco, grazie Elisa. Elisa, un grande applauso, Elisa. E quindi siamo riusciti a documentarla, ancora non avevamo gli strumenti per filmarla in 3D e quindi potete godervela nuovamente. Ecco, Gennaro, vuoi aggiungere qualcosa? No, vabbè, quello che voglio aggiungere è questo, che la tecnica ci consente di poter fare queste cose. Ovviamente la tecnica bisogna non solo conoscerla, studiarla nelle sue possibilità e quindi capire, immaginando cosa si possa raggiungere e realizzare, no? Per restituire sempre alla collettività, diciamo, una fruizione. Io volevo aggiungere che comunque la difficoltà nel studiare poi gli strumenti con cui realizzare queste cose non è un qualcosa di scontato, quindi l'abbiamo fatto internamente, ci siamo avvalsi anche di competenze. Prima, quando abbiamo fatto l'applauso per esempio ad Elisa, non è un applauso di qualcosa di facile che si è fatto, perché
in quel caso lì, come in altri casi, ho trovato una persona disponibile a, ad imparare, perché ha proprio imparato dei programmi che gli ho sostanzialmente così indicato e che si usano tra l'altro in cinematografia, quindi cose anche di alto livello, ma allo stesso tempo poi fare le ricostruzioni documentali, storiche, cioè qui sapevamo qual era stato l'allestimento di questa mostra e quindi abbiamo potuto fare la ricostruzione, cioè di dove era posizionato ad esempio ogni quadro. Avevamo le informazioni anche archivistiche, quindi le abbiamo potute inserire. Avevamo, come avete notato in altri casi, documenti come filmati. Qui per esempio abbiamo la presentazione che aveva fatto Simona Bartolena, che avevamo mandato in proiezione. Lo rendiamo disponibile in maniera tale che chiunque, oltre a cosiddetto catalogo, come si suol dire, può in futuro dire come era ricostruita quella mostra che avevo visto. Avevo visto un'opera in quella mostra. Cioè davvero la ricerca in qualche modo ti porta non soltanto a ritrovare l'opera che avevi visto, che ti era piaciuto, eccetera, ma a ricostruire anche proprio il percorso espositivo. Perché anche il percorso espositivo, la curatela di una mostra, ha della tecnica dietro, non di poco conto. Cioè mettere delle opere in un posto rispetto a un altro, il tipo di percorso che il curatore ha voluto far fare e quindi il tipo anche sottolineatura ad ogni opera messa in quel modo, se in maniera cronologica o in maniera stilistica o così via. Quindi sono tutti quegli accorgimenti che noi in qualche modo con questo strumento vogliamo rendere sostanzialmente sempre ritrovabili, sempre visitabili, ok? E poi un ringraziamento finale sicuramente, se abbiamo fatto questo è perché avevamo il materiale. La materia prima erano le opere in questo caso, cioè più di 200 opere significa che è vero che il comune ha anche acquisito spesso delle opere, cioè proprio comprato materialmente, e secondo me dovrebbe farlo spesso. E tutti i comuni, non solo quelli di Bulgari ovviamente, ma è anche vero che tanti artisti hanno donato le loro opere e donare una propria opera, soprattutto poi quando qualche artista è anche magari di alto livello e quindi anche una quotazione economica, non è da poco conto, cioè vuol dire che c'è un atteggiamento pubblico forte da parte di quell'artista, quindi di sentirsi parte di una collettività. E in questo caso mi sento di ringraziare qui i 6 artisti che senza problemi hanno donato una delle opere che vedrete esposte e che vi sfido a cercare nel database sostanzialmente. Io mi fermo qui e non più. Davvero un applauso meritato e io personalmente ringrazio Gennaro tantissimo, perché davvero senza di lui non so se saremmo arrivati a questo punto, davvero. Va bene, passiamo, direi lasciamo poi scoprire e poi visitare la mostra, quella vera, oltre a questa, e lasciamo la parola al sindaco. Buon pomeriggio anche da parte mia, io chiudo questa parte introduttiva, poi ci sposteremo di là e lo faccio anzitutto ringraziandovi per questa numerosissima presenza che come sempre ci ha contraddistinto in tutte le occasioni nelle quali abbiamo avuto l'opportunità in questi 5 anni di inaugurare qualche appuntamento. Chiedevo prima a Laura, questa è la penultima occasione che abbiamo di questi 5 anni straordinari per presentare una mostra e quindi per vederci in questa sala conferenze. Io voglio partire però esattamente da questo elemento, l'elemento del grazie a tutti voi, perché tutte le volte, io ho perso il numero, non so dire quante volte ci siamo trovati in questa sala, tutte le volte ci siamo trovati in queste condizioni, cioè con tantissime persone in forme diverse per tutto quello che è avvenuto qui in questa biblioteca, quindi grazie di questo.
Grazie per questa presenza. Io credo, facendo un po' un riassunto di quello che ho sentito finora, di dovervi dire delle cose. Penso il primo elemento che mi viene da dirvi è esattamente questo aspetto. Sono state tantissime le occasioni nelle quali abbiamo potuto puntare sul ritrovarci qui, sull'avere delle mostre, sul puntare sull'arte, per dei motivi che sono stati già evidenziati. Il primo è quello delle radici, quello della memoria. Qui si sente questo profumo, questo DNA che continua ad aleggiare in questa città rispetto al tema dell'arte. È importantissimo questo aspetto, è bello che questa cosa sia avvenuta di continuo, di costante, che avremo ancora tante, tante opportunità per poterlo fare, perché tante sono le cose che potremmo proporre alla città appunto attorno al filone artistico. Mi sembra il primo elemento importante, un elemento che, come vedete, come ci è stato raccontato bene, parte dalla memoria, parte dalle radici, perché è importante ricordarci da dove partiamo, che cosa dà origine a quello che oggi viviamo e anche che cosa ci dà ancora la modalità e la possibilità di continuare a sviluppare delle attività, delle iniziative, dei percorsi, coltivare dei filoni di interesse. Senza memoria saremmo persi, e quindi lo avete visto in questi anni, la memoria è stata tante volte ripercorsa attraverso delle mostre, delle opportunità di questo tipo, ma lo abbiamo fatto, direbbe Simona, per dirlo come Simona, anche dal punto di vista fisico, cartaceo, lasciando traccia di alcuni di questi aspetti. Sono state tante di questi 5 anni anche le pubblicazioni che hanno seguito delle iniziative su diversi fronti, non solo artistico ma anche sportivo, anche rispetto al tema dell'istruzione, rispetto al tema del commercio, tante pubblicazioni, perché appunto restasse traccia anche in un posto come questo, come la biblioteca, di quello che abbiamo fatto, di quello che è stato, non di quello che abbiamo fatto noi, di quello che è stato fatto in questa città, di quello che abbiamo fatto noi come città. Questo mi sembra il primo elemento importante, il primo filone, quello della memoria. Una mostra così però ci dice anche degli aspetti importanti, altrettanto importanti, oltre a quello della memoria. Il tema della collaborazione. Qui c'è l'Arci, tante altre volte ci sono state magari altre realtà, insieme, una stata una grandissima collaborazione tra l'istituzione, le associazioni, altrettanto presenza importante a proposito di memorie, di radici, l'arte, ma le associazioni, la realtà appunto associativa del volontariato di questa città, che l'anima, che gli dà forma, che la riempie e la migliora, perché senza le associazioni questa città sarebbe diversa, e quindi importante anche questo aspetto associativo. C'è un altro elemento che mi sembra importante, dentro questa collaborazione c'è la capacità del pubblico di essere capace appunto di collaborare e di fare proposte. Io non so, appunto lo abbiamo rivendicato con un certo orgoglio, lo faccio anch'io, quante percezioni del pubblico, delle attività, degli uffici pubblici potremmo smontare dopo quello che abbiamo visto. Quante volte si parla del pubblico, come lo sapete, in un certo modo, guardate che cos'è il pubblico quando si mette. Noi rivendichiamo con forza questa capacità di avere semplicemente chiesto alle persone che lavorano nel comune di metterci la loro competenza, che era magari nascosta, che era stata magari un po' assopita, ma che tirata fuori, valorizzata, è stata capace di fare questo. Prima si diceva che per fare queste cose c'è molta tecnica dietro, io credo che ci sia in realtà molto cuore, molta passione, più che la tecnica, perché la tecnica si impara ma si può anche tenere lì, e invece se si realizzano queste cose perché c'è passione, c'è cuore, c'è voglia appunto di dimostrare che c'è un pubblico capace di fare queste cose. E poi c'è un altro elemento, credo altrettanto importante, la presenza numerosa, l'ho detto all'inizio e lo dico quasi in conclusione dell'intervento, perché tutte queste cose, continuo a dirlo, possono essere inventate, proposte, ideate, ma se poi non c'è nessuno che ci partecipa, alla fine non servono a nulla. E invece se siamo qua in tanti, ancora una volta, è perché appunto queste caratteristiche, questa capacità, sono caratteristiche e capacità che noi abbiamo saputo coltivare tutti insieme in questi anni, ed è per questo che io voglio ringraziarvi alla fine di questo intervento, perché questo è un altro elemento caratteristico. E allora l'ultima cosa che vi voglio dire è questa: vedete che da questo punto di vista, mi perdonino gli artisti presenti, qui l'arte, se mi permettete, è una scusa.
L'arte è una scusa. Noi stiamo parlando di qualcosa, dal mio punto di vista, molto, molto più importante. Dicevo l'altro giorno nel presentare il MIC che il MIC è il museo in comune, e cioè abbiamo detto che è il museo delle opere d'arte che sono in comune. Ma io dicevo che a me piace pensare che il MIC, l'acronimo MIC, stia per il museo in comune, nel senso di il museo in comune nostro, di tutti, che ci appartiene, non solo perché è fisicamente in comune, ma perché appunto le è qualche cosa che sta nelle nostre possibilità, nelle nostre passioni, nelle nostre mani, tutti insieme. Allora è per quello che dicevo che qui l'arte è una scusa. L'arte è una scusa perché in realtà noi stiamo parlando di come si fa stare insieme, stiamo parlando di cosa è possibile fare di più bello se appunto collaboriamo tutti insieme, di come una città può essere bella se rivendica con orgoglio, se conosce la propria storia, se conosce le proprie radici, se rivendica con orgoglio la propria storia e le proprie radici, rivendica la propria capacità di guardare al futuro, lavora per il futuro, è capace di stare insieme. Capite che allora questa cosa è arte, ma in realtà questa cosa è la capacità di stare in città, di stare insieme, di stare in questo modo. È questo che dobbiamo rivendicare con orgoglio. Rivendichiamo di essere uno dei pochi comuni in Italia che ha un'iniziativa di questo tipo, rivendichiamolo con forza, ma rivendichiamolo non solo e non tanto per il MIC, ma per dire quali sono le nostre capacità, quali sono le nostre potenzialità, quali sono le nostre determinazioni. Prima Federica diceva che si diceva ai tempi della comunità d'arte andiamo a Brugherio. A me allora piacerebbe concludere così. Noi non solo dovremmo dirci andiamo a Brugherio, in questo caso, nel nostro caso, stiamo a Brugherio, ma noi dovremmo dirci amiamo Brugherio, perché in realtà dentro qui sappiamo che se ci siamo tutti, siamo capaci di metterci quella passione, quella determinazione, quella competenza che alla fine ci riempie di tutte queste cose belle che abbiamo. Allora non solo stiamo a Brugherio, ma amiamo questa città nostra che mettiamo appunto in comune. Grazie a tutti, invito tutti a vedere la mostra e c'è un piccolo rinfresco offerto dall'Arci, grazie della collaborazione e grazie della pazienza di averci ascoltato. Vi sfido a trovare il MIC e a ritrovarlo.